tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi prepareremo uno slime super morbido. Uno slime super morbido, elastico, con l'aiuto dei nostri ingredienti segreti. Esatto, che mai visti. Non avete mai visto su YouTube. Qui abbiamo la nostra ciotola. Bene, ora passiamo agli ingredienti. Caricherò mai sto video. Quindi ragazzi, mettete tanti mi piace se volete. Quindi ragazze, se volete altri video degli slime, scrivetecelo qua sotto nei commenti, mettete e lasciate tanti mi piace, iscrivetevi e fate vedere questo video a tutte, perché ci teniamo. Detto questo, passiamo agli ingredienti per realizzare questo slime super fashion. Super fashion, malleabile, profumato. Squishy. E non è un troll. Squishy. Per niente. Sta roba mi stringe troppo, fra, fa caldo. Mi stringe il cervello. Bene ragazze nostre, adesso vi andremo a mostrare tutti gli ingredienti che ci serviranno per fare lo slime più bello del mondo. Allora, ci servirà ovviamente, come in tutti i video degli slime, la schiuma da barba, perché sennò senza schiuma non parti. Poi ragazze, ci sarà il dentifricio, così almeno sarà tutto più super top. Perfetto. Voglio morire adesso. Poi ragazze mie, ci sarà un po' di... Che cazzo è? Fai borotalco. Ci sarà un po' di borotalco per rendere, per riuscire a impastare meglio il nostro impasto. Poi ragazze, adesso vi farò vedere un ingrediente che non si è mai visto in nessun video di slime, per far uscire tutto più pulito, più spumeggiante, più omogeneo e squishy. Esatto. Ovvero il pulitore di mobili. Ok? Poi ci sarà anche... Ci sarà anche un po' di spray per il bagno, per quando andate a fare la cacchina, perché puzza. Questa qua servirà per far profumare lo slime di rose rosa. Poi ragazzi, ci dovremo anche aggiungere un po' di shampoo, così almeno riusciremo a impastare il tutto meglio, insieme alla farina, così si omogenea il tutto e diventerà più squishy. Ragazze, quest'oggi super top. Andremo ad aggiungere un ingrediente che non avete mai visto in nessun video. Lo so che può sembrare strano, però quello che facciamo qui è tutta TV verità. Andranno aggiunti anche due capperi. Bene ragazze, dopo avervi fatto sono tornata. Mi sei mancata. Dopo avervi fatto vedere tutti gli ingredienti, ragazze, ora si va alla creazione dello slime. Primo ingrediente, acqua. Devi dire la quantità, Federico. È giusto. Anche la quantità. Cosa? Grammi d'acqua. Bene, poi aggiungiamo anche un po' di cosa? Top. Allora, andranno aggiunti 27 grammi di 2 grammi ml di shampoo. Di shampoo. Perché quindi deve essere tutto top, omogeneo. Basta. Secondo ingrediente andrò ad aggiungerlo io. Vedete già come si compone? Sì, esatto. Poi metteremo un po' di deodorante, così il nostro slime profumerà un di rose rosa. Ok. Va bene. Ragazzi, è quasi pronto lo slime. È quasi pronto. Poi fate mi piace. Mettiamo un po' di pulitore di mobili, giustamente, perché poi non si sporca. Lo potete lanciare per terra e non si sporca. E non si sporcherà e diventerà tutto più lucido. Top. Siamo sicuri che mettendo le mani qua dentro non si sciolgano? Ma che puzza fa? Ma che schifo. Poi un po' di farina, ragazze, per dare un po' di solidità al tutto l'ingrediente, al slime. Ovviamente dopo vi faremo vedere quando mescoleremo, perché sarà super top. Cioè, certo. Poi, ovviamente 5 grammi di farina,
Poi andremo a mettere, metteremo un po' di dentifricio. Dentifricio. Mettiamo un po' di schiuma alla barba, ovviamente, perché così. Beh, no, perché la schiuma alla barba è morbida. Ragazze, dovete squishy, dovete pensare dovete pensare che la schiuma alla barba è essenzialmente essenziale, perché darà al tutto una cosa bella. Porca madonna, non si stacca. Vabbè, anche se si sbava un po' non fa niente. No, e ora al massimo vostra madre vi picchia sulle gengive. Poi ora, ragazzi, ragazze, l'ultimo, il penultimo ingrediente super toppi, un po' di borotalco, in senso, per dare il colore giallo giusto. Infatti il borotalco, come tutti sappiamo, ragazze, è giallo. Bene, infatti. Perfetto. Ragazze, ora l'ingrediente l'ingrediente principale, l'ingrediente segreto che non avrete mai visto in nessun altro video di slime super top, sono i capperi. Quindi, lo so, sembra una cosa strana e lo è. Mamma mia. Ne metteremo uno a testa. Senti, senti l'odore, senti l'odore. Porco Dio. Allora, aspetta che mi sta dando la parrucca qua. Ragazze, mettiamo ben 800 grammi di capperi. Che equivalgono a tutto il barattolino. Quattro nasi. Adesso, ragazzi, andremo a mescolare il tutto il super top. Puzza di merda. Non dovevamo mettere lo spray dei mobili. Allora, ragazzi, ora si andrà a mescolare il tutto. Lo so che può sembrare una cosa brutta. E lo non, è. E non funzionale. Lo è, però diventerà uno slime bellissimo, super morbido. Bene, ora, puttana. Ora andremo, vedete, a mescolare il tutto. Come vedete, tutto quanto si profuma un po' di menta. Di merda. Un po' si amalgamerà bene. Si, scusa? Si amalgamerà, okay, bene. Oh, ragazzi, oh, vedete, ragazze, come i capperi ammorbidiscano il tutto. Quindi, bambine e bambine, provateci, perché verrà una cosa super toppi. Bene. Ok, ragazze, allora adesso per farlo, come si dice, per farlo solidificare, per farlo, venite con noi. Venite, venite. Allora, bambini, bambine e tutti voi, no, che volete creare lo slime, queste sono le istruzioni. Allora, fatevi aiutare da un genitore a mettere nel forno, o anche da vostro fratello se ha più di 5 anni. Esatto, nel forno il nostro fantastico slime. Bene, quindi andrà in forno per 3 giorni, per a 3 giorni 90 a gradi, come Celsius, vostra madre. Bene, ovviamente, come vedete, il forno è già acceso, è già acceso, già preriscaldato da ieri. Da ieri. Allora, per 3 giorni a 90 gradi Celsius. Quindi adesso starà lì per 3 giorni. Tutto e top. Poi, passati questi 3 giorni, comunque la cottura farà prendere il colore giallo al nostro slime. Il nostro bellissimo, sono esce super toppi. Ma che cazzo ce l'ha fatto fare di fare sta? Ma guarda, non lo so. Ma guarda che bello. Guarda. Se non ci fa almeno 1000 visual, io veramente mi ritiro da YouTube. Ovviamente mi devo ricordare di tagliare sto pezzo, perché altrimenti. Perfetto. Oh, vedi? Lo slime super squishy di tua madre. Che puzza di schifo. Mamma mia, che puzza di merda. Come cazzo si fa a guardare sti video, la gente? Perfetto. Benissimo, ragazze. Eccoci tornati dopo 3 giorni con il forno acceso a 90 gradi Celsius. Vedete, è ancora acceso. Guarda, fai vedere. Bene. E adesso andremo a prendere il nostro slime perfetto, super top. Per farvi vedere com'è venuto. Vai, com'è venuto. Vai, Gesualda, facci vedere. È una sorpresa. Me l'hai rotto. Ragazze, oh, dov'è? Esperimento, oh, riuscito. Perfetto, vedete quanto è morbido, quanto è squishy. Fa vedere, fa. Va, sentite, allunga, allunga. Guardate quanto è perfetto, super toppi. Sentite il rumore che fa, eh. Questo è il merito dei capperi. Ragazze, adesso andremo a tastare. Fra, è in quadra, bro. Andremo a tastare e sentiremo il rumore che fa, classico degli slime. Potete giocarci per i primi 10 minuti e poi buttarlo. E poi buttarlo. No, comunque. Quindi, ragazze,
Cosa vi avevamo detto? Esperimento slime riuscito. Ovviamente è riuscito. Solo sul nostro canale, guardate qua. Mettete tanti like se volete altri video degli slime super morbidi. Quindi ragazzine mie, bambine, bambini, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, così anche a voi. Solo se lasciate mi piace vi verrà uno slime così bello. Riprovate anche voi a farlo a casa seguendo questo tutorial. Condividetelo con i vostri amici, con le vostre amiche soprattutto. Con le vostre amiche, così almeno vi potrete divertire. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao a tutti, ciao a tutti!